Ho ucciso io David Rossi. Era il 22 febbraio scorso quando Gian Davide De Pau, 51 anni, si autoaccusava dell'omicidio del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2017. Prima di questa incredibile confessione, De Pau era finito a processo per il triplice femminicidio di Roma, costato la vita a due prostitute cinesi e una colombiana. De Pau, il 17 novembre 2022, in due appartamenti del quartiere Prati, ha ucciso brutalmente Li Yan Rong, 55 anni, Yang Yun Xia, 45, e Marta Castano, 65. Ora la Commissione parlamentare d'inchiesta vuole verificare le sue dichiarazioni sulla morte di David Rossi, tutt'oggi misteriosa. La delibera della Commissione prevede di incaricare il tenente colonnello Gregori, collaboratore della Commissione, di procedere alla verifica della corrispondenza dei dati antropometrici di De Pau con le figure non identificate riprese dalla videosorveglianza nel vicolo Montepio, dove è precipitato Rossi. In sostanza, il tenente colonnello Adolfo Gregori, con la collaborazione dei carabinieri del RIS, esaminerà la corporatura di De Pau con l'immagine catturata dalle telecamere nel luogo in cui è stato trovato morto David Rossi. In alcune immagini si vede la sagoma di un uomo mai identificato. Che cosa ci faceva lì? Quella sagoma appartiene proprio a De Pau? Nel luglio scorso, quando è stato interrogato a Rebibbia, dopo la sua autoaccusa, la commissione ha scritto che il soggetto, quando gli venivano fatte domande riguardanti il suo passato o attività criminali, o non si ricordava o negava qualsiasi tipo di fatto commesso, compresi gli omicidi. L'uomo ha sempre millantato le proprie malefatte ed è più volte finito nei guai per droga, armi e per i legami con Michele Senese e Massimo Carminati, due esponenti della criminalità romana. Nel 2006 è stato accusato di violenza sessuale. Avrebbe costretto una ragazza a fare sesso dopo averla picchiata e minacciata con un coltello. A marzo 2009 è stato arrestato per droga. Nel 2012 è finito in un blitz antimafia. E nel 2017 ha trovato l'amicizia di Senese e Carminati. Poi è arrivata l'autoaccusa dell'assassinio del manager David Rossi. Tante le piste sulla sua morte, ma nessuna ha convinto gli inquirenti che stanno seguendo anche quella del suicidio. E tante sono le domande. Cosa legherebbe un personaggio come De Pau all'ambiente borghese di Rossi? Quello che si sa è che il difensore di De Pau, Alessandro De Federicis, avrebbe chiesto di ascoltare due ufficiali della polizia giudiziaria. Il 22 maggio 2019 questi due ufficiali sono stati a colloquio con De Pau nel carcere di Regina Coeli. Furono loro a registrare la confessione di De Pau, che all'epoca ancora non aveva commesso i tre femminicidi al quartiere Prati. Ma nel fascicolo sul caso Rossi questa confessione non ci sarebbe. E non è chiaro se esistano dei documenti o un verbale che possa attestare tale ammissione di responsabilità. C'è da chiedersi perché De Pau, se innocente, si sarebbe autoaccusato di un altro delitto. Vuole passare per pazzo? Voglio fare come Donato Bilancia, aveva promesso, ovvero come il serial killer che ha commesso 17 omicidi tra il 1997 e il 1998, condannato poi a 13 ergastoli. Una escort che ha parlato con lui ha riportato frasi incredibili. Davanti a me diceva di aver ucciso molte persone. Tu non sai chi sono io, diceva. Sono una persona cattiva e sai perché non ti uccido. Perché tu sei come me? Ma De Pau è davvero coinvolto nella misteriosa morte di David Rossi?